Cedo la parola al consigliere Gonzalvo che ha chiesto di intervenire per una comunicazione. Prego, consigliere Gonzalvo. Buonasera a tutti, colleghi, assessori, sindaco, segretario e pubblico. Devo fare un intervento alla luce di quello che sta accadendo ultimamente ed è praticamente, secondo il sindaco, la situazione della Calmeridaunia, così lo portiamo in sede istituzionale, almeno ufficializziamo anche questa operazione. Faccio una premessa. Signor sindaco, noi, lei sa benissimo che siamo garantisti a prescindere e lo siamo ancora di più quando dobbiamo affrontare una situazione da parte di un avversario politico in questo caso, perché sarebbe troppo facile essere garantisti solo quando si tratta di noi o dei nostri, no? Per cui diciamo subito, l'abbiamo detto, non siamo giustizialisti, non siamo giudici, non siamo neanche pubblica accusa. Ciò non toglie però che l'argomento lo dobbiamo affrontare, lo dobbiamo analizzare alla luce di quella che sia la legislazione, i regolamenti vigenti, sia della situazione di fatto, quindi anche l'aspetto etico comportamentale. E allora parto da un argomento fondamentale, che è quello relativo al famoso conflitto di interesse che si profila in tutta la situazione. Per sintetizzare, per chi non lo sapesse, allora cosa viene contestato? Al sindaco viene contestato il fatto di aver presentato dei progetti, un progetto per sé e poi ci sono dei progetti di altri familiari attraverso il bando promosso da Calmeridaunia, ente in cui il sindaco rappresenta il consigliere di amministrazione, uno dei consiglieri di amministrazione, presentava, perché adesso all'epoca dei fatti era consigliere di amministrazione, fino ad ottobre era consigliere di amministrazione, pare da novembre lei non lo è più, se, presumo, se non, mi rettifichi se non è così. No, ma è normale che aspettiamo, perché questo è un intervento, ma tra virgolette potrebbe essere anche un'interrogazione, ma la poniamo sempre in ottica dialettica. Di cosa ci stiamo occupando? Ci stiamo occupando di quella che la normativa prevede come conflitto di interesse, e ci sono una serie di leggi e di regolamenti che disciplinano questa situazione. Da un punto di vista, è proprio un regolamento, un vademecum che i componenti del Consiglio di Amministrazione conoscono, del CAL, conoscono sicuramente, devono conoscere, perché lo hanno approvato, lo hanno preso atto in una a febbraio del 2019, il 14 febbraio 2019. In questo vademecum vengono riportati un po' in sintesi quelli che sono i problemi relativi al conflitto di interesse, e io vado per estratti. In una parte si dice: in effetti il dipendente di un CAL o un componente del consiglio di amministrazione o un consulente, anche in buona fede, può trovarsi direttamente o indirettamente al centro di un conflitto di interessi che non ha nemmeno lontanamente percepito. Ancora, tra i vari bias, cioè le varie distorsioni che rendono subottimali le nostre scelte, vi è anche l'incapacità di percepire il conflitto di interesse, ovvero di capire o ammettere quando i propri interessi personali sono in conflitto con gli interessi primari della collettività. Ciò che emerge chiaramente è che gli esseri umani hanno una grande difficoltà a percepire le proprie scelte come soggettive e tendono erroneamente a ritenerle oggettive. In sostanza, tutti noi siamo opachi davanti a noi stessi e tendiamo a non percepire i nostri bias, ma siamo disponibili a riconoscerli negli altri. Il conflitto di interesse coincide con la possibilità di un gruppo ristretto, tribale, di persone nel fare scelte che riguardano esclusivamente la famiglia o il gruppo di appartenenza, in conflitto o spregio rispetto al bene comune o alla comunità esterna al gruppo. Ancora un altro passaggio, specifico poi anche per i CAL. I CAL non hanno preso abbastanza sul serio la necessità di trasparenza, di una documentazione della valutazione dei progetti e delle decisioni di selezione, nonché la necessità di procedure intese a evitare qualsiasi rischio di conflitti di interessi diretti o indiretti. Ciò, oltre ad aumentare le probabilità che le decisioni di sovvenzione vengano prese senza tenere in debita considerazione l'efficienza, mette a rischio anche la reputazione dell'UE
È verosimile che le pratiche osservate in alcuni GAL, come le decisioni di sovvenzione prese da poche persone a favore delle proprie organizzazioni, si rivelino dannose per la governance locale anziché potenziale. Le debolezze osservate evidenziano il rischio che i membri del GAL possano aver influenzato le decisioni direttamente o indirettamente, con la conseguenza di un impiego inefficace o inefficiente dei fondi UE. Questo è un inciso riportato da una relazione della Corte dei Conti europea. Sempre. Le modalità con cui vengono assunte le decisioni sono determinanti ai fini dell'immagine con cui il GAL viene riconosciuto dai terzi e della reputazione delle persone che in esso operano. Rispetto al GAL, una definizione più puntuale di conflitto di interesse è la seguente. Il conflitto di interesse è la condizione in cui l'interesse secondario di un agente, cioè del soggetto investito della capacità di svolgere un'attività funzionale a perseguimento dell'interesse primario del GAL, tende ad interferire con l'interesse primario del GAL. Interesse primario del GAL, che cos'è? È distinto in tre aspetti. Il primo è l'efficacia delle strategie di sviluppo locale. Il secondo è l'imparzialità dell'azione. E il terzo, fondamentale, forse anche più dei primi, è la reputazione dell'Unione Europea e delle istituzioni tra cui il GAL. Passiamo al quadro normativo. Il quadro normativo dice l'articolo 42,2 del codice degli appalti, che dà una descrizione del conflitto di interesse, ancor più l'articolo 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che viene applicato anche per analogia, che tra le varie cose dice per la fine il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. Ancora, codice civile 2391, l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori al collegio sindacale di ogni interesse, eccetera, eccetera. Ora, parliamo di interessi, conflitti di interesse. Si può distinguere tre tipi di conflitti di interesse. Quello attuale, quando effettivamente c'è già una situazione, cioè quello potenziale e addirittura quello apparente. Quello apparente è quando il conflitto di interesse va a minare la credibilità, come dicevamo prima. Quello potenziale è quello in cui, in una fase antecedente allo svolgimento di attività o compito nel partecipare a decisioni, si concretizza questo conflitto di interesse. In questo caso è l'ANAC stessa che dice che qualora sussista un conflitto di interessi anche solo potenziale, l'obbligo di astensione dei pubblici dipendenti costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe o eccezioni. Ancora, la Corte dei Conti europea dice che i membri dei comitati decisionali di valutazione dei progetti del GAL che abbiano un interesse personale, eccetera, eccetera, devono dichiararlo per iscritto e astenersi da qualsiasi discussione, valutazione o decisione in merito al progetto, fino anche ad arrivare a una due diligence per promuovere attività di controllo e valutazioni sugli interessi privati. Oltre, infine, a misure come quella di trasparenza. Se i componenti del CDA intendono partecipare a un bando, devono dichiararlo ed affiggere tale comunicazione alla banca del GAL. Questa è una misura in più proprio per evitare possibili rischi e inquinamenti. Ora, da tutte... Allora, questi sono elementi alla portata di tutti perché sono conosciuti da tutti. Abbiamo visto gli unici atti che noi possiamo vedere sono quelli pubblicati sul sito del GAL, li abbiamo visti tutti quanti, e abbiamo anche visto che praticamente c'è stato l'astensione da parte, o meglio l'assenza da parte del sindaco tutore in alcune delibere, come per esempio quella della proroga a ottobre, quindi il 12 settembre il sindaco Antonio Tutolo era assente e sono gli altri componenti che hanno deliberato la proroga sulla scorta peraltro di richieste pervenute da parte di alcuni tecnici nei termini di presentazione. Ora è chiaro che sarebbe opportuno sapere poi chi sono questi tecnici che hanno presentato queste richieste di proroga. Detto questo, da un punto di vista normativo il principio di astensione è stato quantomeno rispettato, indirettamente mi è stato rispettato, perché l'assenza equivale a un certo punto a un non voto sui vari argomenti in cui poteva essere coinvolto il sindaco.
manca, o almeno agli atti manca, quello che è il principio di trasparenza, cioè queste comunicazioni in cui il sindaco paventava anche l'idea di poter partecipare a questi banchi. Noi non sappiamo se ci sono, peraltro, perché non abbiamo possibilità di verificarlo. Tant'è che oggi, lo ripetiamo, siamo qui solo per informare un po' anche tutti di quella che è la situazione. Abbiamo saputo, appreso da organi di stampa, che pare che ci siano già delle indagini in corso. Non so se è vero, non ci interessa neanche se sia vero o no, anche perché saranno loro che eventualmente verificheranno tutto quello che devono verificare. Quello che però non possiamo sottacere, alla luce di quello che abbiamo detto, di tutto, anche di questo vademecum, è l'aspetto etico della faccenda. Perché, signor sindaco, le porto un esempio. Io faccio il professionista delegato in procedure esecutive. Io potrei partecipare alle aste immobiliari tenute da altri colleghi. Questioni di opportunità mi impediscono di farlo. Perché è semplice? Perché la gente potrebbe pensare, torniamo a quel concetto dell'idea che si fa alla gente, potrebbe pensare che poi i professionisti delegati tra di loro si fanno bastetta. Allora, per evitare un'operazione del genere, io, ma anche altri professionisti, Fabrizio lo fa, anche lui professionista delegato, non partecipiamo alle aste immobiliari. Nessuno le limita o può limitare la capacità, il sogno, come lei dice. Assolutamente, però ci sono anche modi e modi di farlo. Stiamo parlando di un progetto diviso in quattro subprogetti, da cui sono stati intestati a quattro persone diverse, casualmente tutti parenti, non so, però parliamo di un progetto che va a prendere 4 volte 35.000 euro, chiaro? Parliamo di, e non entriamo nel merito, quindi un frazionamento dell'operazione che lascia i dubbi alla cittadinanza, al cittadino che legge. Non parliamo del fatto se poi l'immobile aveva o non aveva i requisiti, essendo, avendo delle categorie catastali che al momento non rientrano in quel bando, in quel finanziamento, però non sono valutazioni che facciamo noi, non entro nel merito perché non sono un tecnico. Posso dire che però c'erano anche altri finanziamenti a cui lei poteva attingere. C'è il titolo secondo, c'è il resto al sud, magari per quello che riguarda suo figlio, eccetera, eccetera. Forse avrebbe preso meno percentuale di sovvenzione pubblica, ma non avrebbe dato adito a tutto quello che sta succedendo, e cioè al pensiero che a gambe ridate le cose non vengano fatte come devono essere fatte. Allora, in generale, screditare o meglio, questo problema sta generando nella cittadinanza un'idea che non è un'idea corretta del funzionamento delle istituzioni. Da questo punto di vista non possiamo anche sottacere il problema che lei però, signor sindaco, e me lo permetta, non può ogni volta rispondere, invece di rispondere nel merito, rispondere attaccando sempre le cose, chi è la città violentata, maltrattata e via dicendo. Peraltro pare che in un video lei sia arrivato anche a dire che ci sono cose che non può dire solo perché non ha i documenti. Beh, io le ricordo, signor sindaco, che lei è un pubblico ufficiale e se ha notizie di reato e non denuncia, lei corre il rischio di risponderne nelle opportune sedi. Per cui o le cose non le dice, oppure se sa informazioni le vada a denunciare. Perché questo glielo dico per l'ennesima volta, perché sia chiaro che a noi, di quelli di prima, non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente. Chi ha pagato, chi ha sbagliato, deve pagare, a prescindere da chi sia. Da questo punto di vista, se lei ha notizie, non deve dirle in un video, deve andare negli uffici competenti e deve denunciare. Ha un obbligo di legge. Su una cosa sono d'accordo con lei. Sul fatto che nessuno sapeva del post che ha scritto stamattina, me lo sono stampato perché insomma mi sembrava abbastanza. Beh, lì quando dice nessuno vi ha detto che ci sono 20 beneficiari, nessuno vi ha detto che sono avanzati 300.000 euro, nessuno vi ha detto che quel finanziamento è stato chiesto e ottenuto da tutti che ha fatto la domanda, eccetera, eccetera. Io sono d'accordo, nessuno sapeva, nessuno ha detto, o meglio, no, nessuno ha detto perché
l'informazione è stata data, mi ricordo di un convegno fatto, non so, a febbraio, forse all'inizio, quando uscì la banda la prima volta. Però, se mi permette, ancora oggi io ho avuto riscontri con cittadini che hanno detto: io aiuto in casa, come poteva fare pure? Sì, ma adesso lo può fare, adesso lo può fare. Ma il ragionamento, sindaco, è quello: il difetto di comunicazione c'è stato. La gente non era a conoscenza, tanto è vero che il secondo bando è andato completamente deserto. La proroga sul secondo bando non la sapeva nessuno. Forse, non posso dire che non la sapeva neanche lei, perché voglio dire, non avrebbe partecipato al terzo, avrebbe partecipato al secondo, tanto anche lì si era astenuto su quella proroga, quindi non si era assentato, quindi non era in conflitto di interesse da un punto di vista di astensione. E torno a chiudere su una questione: che noi oggi ci stiamo occupando di queste situazioni quando dovremmo occuparci di situazioni ben più gravi. L'ha detto prima il consigliere Orlando, l'ospedale, noi non sappiamo che fine faremo, no, anche lei l'ha confermato, non lo sappiamo, il tempo ce lo dirà, asteniamoci dal giudizio fino a che non vedremo almeno nei prossimi mesi che cosa sta succedendo. Certo che la campagna elettorale di 5 anni fa ci ricorda tanto quella di quest'anno, perché le stesse parole usate 5 anni fa Emiliano le ha riportate, ha parlato 5 anni fa di riconversione degli ospedali, oggi parla di riconversione degli ospedali, parlava 5 anni fa di chiusura di centri piccoli, oggi parla di chiusura di centri piccoli, parlava 5 anni fa di apertura di 4 nuovi ospedali, oggi parla di 5 nuovi ospedali. Quindi problema di dissesto. Il dissesto ci sta provocando una serie di situazioni tangibili, di servizi, servizi che non partono, scuola, così via dicendo. Aumento delle tasse, lo vedremo dopo, nelle delibere di cui parleremo dopo, sulla TARI. Cioè stiamo parlando di tutta una serie di problemi veramente di interesse collettivo. Ora, se a questi si deve aggiungere anche i suoi problemi personali, signor sindaco, ci permetta di dirle, ce li eviti, ce li risparmi, avrebbe fatto bene attingere ad altri finanziamenti, e oggi il problema non si poneva per niente. Invece oggi siamo a discutere, a perdere tempo, ma soprattutto c'è chi sta indagando, e quindi vedremo anche l'esito di quello che succederà. Grazie.